Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il caso è chiuso perché Nordio ha fatto la cosa giusta, ha confermato il 41 bis e devo dire, secondo me non poteva fare altrimenti, perché nel momento in cui la decisione del ministro, sentiti tre pareri di alte magistrature, e le alte magistrature dicono che bisogna confermare il 41 bis, provate a immaginare che avrebbe combinato l'opposizione se Nordio avesse fatto il contrario dei magistrati. Stranamente, se uno fa una cosa contraria del magistrato è un delinquente, ma questa volta l'avrebbe dovuta fare, secondo alcuni, andando contro la magistratura per difendere Cospito. Cospito è un delinquente, un terrorista, un ricattatore dello Stato d'intesa con la mafia. Ma cosa deve dici? Deve restare ma cosa in carcere, ma cosa deve dici? Mangiare, ma se cosa non vuole dici, mangiare non è malato. Ma se poi dici? Si vuole suicidare, non c'è nessuna, nessunissima... Scusa, maestro Cacciari, posso con la mafia, cosa se dici? Poi si vuole suicidare, una scelta sua, lo Stato deve tutelare la salute dei cittadini, ma non può impedirne il suicidio. Lui non è malato, non siamo, si può tutelare siamo la sua alla salute. Barbarie. Si sta andando alla verso il suicidio barbarie. Per ricattare alla lo Stato. Pura e attenzione, sta aiutando i delinquenti anarchici pura, d'Italia ma vai, che ma tirano vai, sassi ai carceri, sassi ma gli anarchici hanno sempre tirato sassi. E sono delinquenti, sassi contro le divise, sono delinquenti. Ma vuoi capire che io non sto dicendo che non va punito Cospito, ma che il 41 bis in questo caso è follia. Ma non legge dello Stato. Ma lo Stato decide la pena seconda della situazione, no? Di questo che regime. Cosa dello Stato? La legge dello Stato anche nel caso. L'ha deciso il governo del PD di metterlo al 41 bis. Guarda, non stiamo a parlare del PD, perché so, perché so perfettamente che da quella parte quello che dice la magistratura è sacro. Ma certo, di metterlo al 41 bis. È questo, ma quello che dice, ma certo. L'ha deciso la Meloni. Ma io mica sto incolpando la Meloni. E dici, cosa mi fai? Sto dicendo, ma figurati se non so che da quella parte ogni cosa che dice il magistrato è sacra, a prescindere. È da 40 anni che lo so, guarda te, essendo stato l'unico che ha votato in Parlamento contro le leggi speciali di allora, figurati, ma c'ho una certa carriera da garantista io. Va bene? Nei confronti di tutti. E questa è barbarie pura. Non il 41 bis in quanto tale, figurati, ma l'applicazione del 41 bis in questo caso. E gli anarchici non hanno mai diretto un piffero dal carcere. Lo si sa. Leggete cosa sono gli anarchici, informatevi. Cosa vuoi che dirigo un anarchico? Comunque, a mio giudizio, è chiuso il caso politico no? Si non chiamano è chiuso anarchici, anarchici perché? Se c'è è stato messo un punto sulla questione del regime carcerario nei confronti di Cospito, ma il caso politico non è stato mai chiuso, perché non basta decidere di voltare pagina. Qui c'è stata una questione grave, che è il fatto che il sottosegretario alla giustizia del Mastro abbia comunicato al parlamentare Donzelli, vice del Copasir, un attimo, hai detto che non interrompi mai, poi se vuoi parliamo anche di quello. Del Mastro Donzelli, la questione è stata chiusa, nel senso che il governo non ha preso minimamente in considerazione la possibilità delle dimissioni da tante parti invocate di questi due esponenti di Fratelli d'Italia. C'è stata una protezione totale e non si è affrontata la questione. E la questione qual è? La questione politica è l'uso di carte, intercettazioni, comunicazioni riservate, importanti, segretate o no, non riapriamo la questione del segretato politica. O no, dai, nei confronti delle opposizioni in Parlamento, è diventato un ring il Parlamento, questo devo dire non è una cosa che fa onore a questo governo e al rapporto con il Parlamento. Allora, diciamo che la stessa Premier Giorgia Meloni ha richiamato all'ordine anche i suoi dei Fratelli d'Italia, scusate, no? Nei retroscena, scusate, però riservatamente, ma mai pubblicamente. Ma che cosa è successo? Diciamo. Non erano atti segretati. La cosa grave è partita una delegazione del PD ed è andata in carcere a parlare con uno mentre sta ricattando lo Stato nell'interesse anche della mafia. Allora, sicuramente è esagerato ad andare in quattro. Ma guarda come delegazioni di partito. Scusa, di tutti i detenuti d'Italia, le delegazioni di PD. Un attimo, Cacciari, uno per volta, finisce un pochino. Andavano a visitare anche Cacciari, terroristi. Di tutti i detenuti è una prerogativa. Il PD si è preoccupato della salute di un detenuto. Ma guarda caso Cospito. Non lo so. Ma di che stiamo parlando? Un terrorista condannato per strage nei confronti dei carabinieri. Finisce, Cacciari. Ha tentato una strage che è uguale tra l'interpretare alla legge italiana. Per fortuna non c'è stata nessuna strage. Né un morto né un ferito. Cacciari, che idea si è fatto lei di tutta quella polemica? Quale?
Donzelli Del Mastro? No, non l'ho neanche seguita. Il problema è questo, che c'è una persona che subisce una pena assolutamente immotivata e sproporzionata rispetto ai reati commessi. Ma per Giorgia Meloni è chiuso politicamente e che questo ne so, caso? Io, chiedetelo a Giorgia Meloni. Allora, se venisse, lei è sempre invitata a 8:30, ovviamente. Vi posso interpellare